Eccoci alla 14ª puntata del Diario Bollero. Questa volta siamo in esterna perché mi trovo a Montpellier al congresso del Scar Club Meeting. È un congresso dove si parla solo di cicatrici ed è importante per venire a vedere le novità che ci sono in questo mondo. In realtà, quello che posso raccontarvi di questa esperienza sono una grande novità e due importanti conferme. Per quello che riguarda la novità, è una terapia che secondo me rivestirà una parte importante nel futuro, è la fotobiostimolazione. Attraverso la luce e attraverso dei gel che attivano questa luce, attraverso un macchinario, si hanno un'attivazione cellulare che porta a un modellamento e un miglioramento sia della qualità della cicatrice, sia del risultato finale estetico. Quindi questa macchina, ovviamente abbiamo visto qui un risultato preliminare di uno studio canadese che racconta appunto anche la soddisfazione dei pazienti su questo tipo di trattamento. Questa macchina sicuramente rappresenterà una grande novità che presto vedremo anche in Italia. Per quello che riguarda le conferme, due grandi conferme sono state da questo congresso. La prima conferma è l'utilizzo del silicone. Da sempre l'utilizzo del silicone nelle cicatrici rappresenta il primo trattamento, ma proprio in questa sessione, qui in questo congresso, è dimostrata l'importanza di un trattamento precoce anche nella prevenzione della cicatrice. Quindi il silicone può essere in gel o in cerotto, ma questo lo vedremo magari in qualche altra puntata e vi spiegherò l'uso del silicone nelle cicatrici. Comunque porta a un miglioramento della cicatrice stessa. E vedere qui, attraverso un congresso internazionale dove erano presenti americani, giapponesi, gente appunto, colleghi da tutto il mondo, vedere una cosa di questo genere ci permette sicuramente di continuare in questo tipo di terapia. Il terzo punto che secondo me è di nuovo una grande conferma è il trattamento dei cheloidi. Un collega inglese ha presentato una casistica molto importante sull'utilizzo della radioterapia unita all'escisione chirurgica dei cheloidi. I cheloidi sono delle cicatrici anomale. A Torino abbiamo già sviluppato questo tipo di trattamento grazie al dottor Gribaudo della radioterapia del Sant'Anna e presto anche con lui faremo una puntata dove lui ci racconterà quello che sta facendo, tant'è che proprio in questi giorni è a Roma a presentare la nostra casistica a un congresso internazionale di radioterapia. Quindi per una soluzione per i cheloidi che hanno una tendenza a ritornare molto frequentemente potrebbe essere la radioterapia attualmente e quindi questa è una conferma che una strategia terapeutica che in questo momento abbiamo è di nuovo veramente update nel mondo delle cicatrici. Con questo io vi saluto, ci rivedremo nello studio per una nuova puntata.